Nella lezione di oggi termineremo l'economia del consumatore, inizieremo a fare un po' di esercizi che poi termineremo martedì. Oggi ci concentriamo sulla funzione di domanda di un bene. Abbiamo visto la volta scorsa che la funzione di domanda di un bene 1, x1, è una funzione del prezzo del bene 1, del prezzo degli altri beni e del reddito del consumatore. Ci concentriamo oggi sulla relazione tra quantità e prezzo di un bene. Ricordiamoci però che questa relazione dipende dai parametri prezzo degli altri beni e reddito, come abbiamo visto la volta scorsa. Quindi fissiamo il valore dei parametri e concentriamoci sulla relazione tra quantità domandata di un bene e il suo prezzo. La funzione appunto di domanda, no? Relazione tra quantità e prezzo. Ho indicato quantità domandata perché tra poco introdurremo la curva di offerta, relazione tra quantità di offerta e prezzo. E introduciamo il concetto di surplus del consumatore. Possiamo diagrammare la funzione di domanda, anzi, come abbiamo detto più volte, sull'asse delle ascisse indichiamo come variabile indipendente la quantità e quindi a rigore diagrammiamo la funzione di domanda inversa. Per introdurre il concetto di surplus del consumatore preferisco non utilizzare i prezzi di riserva così come è fatto sul libro, ma introdurre il concetto in maniera intuitiva utilizzando la rappresentazione grafica della funzione di domanda. E per introdurre il concetto di surplus in maniera intuitiva iniziamo dal caso di un bene discreto, quindi un bene la cui quantità non sia rappresentabile da una funzione, da una quantità nel continuo, ma da una quantità appunto nel discreto. Ad esempio, che so, automobili, le automobili sono 1, 2, 3, 4, cioè non ha senso ovviamente parlare di 3 automobili, 47. In questo caso la funzione di domanda sarà rappresentata da una serie di punti che per comodità rappresentiamo con una serie di linee. Così ad esempio avremo che a fronte di un prezzo P1 un consumatore domanderà di un certo bene una prima unità del bene. Poniamo che a fronte del prezzo P2 il consumatore domandi invece 2 unità del bene. A fronte del prezzo P3 il consumatore supponiamo che domandi 3 unità del bene, così come a fronte di un prezzo P4 supponiamo che il consumatore domandi 4 unità del bene e quindi rappresentiamo la funzione di domanda in questo modo. Bene, come l'abbiamo ricavata questa funzione di domanda? L'abbiamo fatto un po' di volte fa, abbiamo fatto vari esercizi, non è altro che la soluzione del problema della scelta ottima del consumatore. Il consumatore sceglie per un determinato prezzo la quantità che massimizza la sua soddisfazione e quindi attribuisce un valore rappresentato dal denaro alla prima, seconda, terza e quarta unità di bene. In particolare il prezzo P1 è il valore che il consumatore attribuisce alla prima unità di bene, tanto è vero che lui è disposto ad acquistare la prima unità ad un prezzo P1. Prezzo P2 è il valore che il consumatore attribuisce alla seconda unità di bene, è disposto al prezzo P2 ad acquistare la seconda unità e così via dicendo. Attenzione però, se viene fissato un prezzo P4, il consumatore acquista 4 unità di bene, tutte al prezzo P4, cioè al prezzo P4 acquista sì la quarta unità, l'unità appunto marginale se vogliamo, ma insieme alla quarta unità si porta a casa anche la terza, la seconda e la prima. Il problema, il punto più che il problema, è che la prima unità lui era disposta anche a acquistarla a un prezzo molto più elevato, prezzo P1 rispetto al prezzo P4, che è quella a cui si porta a casa la prima unità insieme alla seconda, alla terza e alla quarta unità. Allora che cosa si verifica se il consumatore acquista ad un prezzo P*, che supponiamo per esempio essere uguale al prezzo P4, giusto per fare un esempio numerico, una quantità Q*, che supponiamo, giusto per fare un esempio numerico uguale a 4, che il consumatore spende una certa cifra. La cifra che spende è P*, per Q*, rappresentata graficamente dall'area.
di questo rettangolo. Quindi l'area di questo rettangolo rappresenta la spesa che il consumatore sostiene per acquistare la quantità acquistata a prezzo acquistato. Ma cosa si sta portando a casa il consumatore? Cioè che valore attribuisce lui alle quattro unità di bene che si sta appunto portando a casa? Beh, possiamo sommare il valore attribuito alla prima unità più il valore attribuito alla seconda unità, alla terza e alla quarta. Abbiamo detto che per il consumatore la prima unità valeva P1, la seconda unità valeva P2, la terza P3 e la quarta P4. Quindi l'area di questo rettangolo P1 per 1, visto che parliamo di quantità addizionali unitarie, rappresenta il valore che il consumatore attribuisce alla prima unità di bene. L'area di quest'altro rettangolo, P2 per 1, sempre rettangolo addizionale, rappresenta il valore che il consumatore attribuisce alla seconda unità di bene. L'area di questo rettangolo rappresenta il valore che il consumatore attribuisce alla terza unità di bene, così come l'area di questo rettangolo P4 per 1 rappresenta il valore che il consumatore attribuisce alla quarta unità di bene. La somma di queste delle aree di questi quattro rettangoli a base unitaria, perché io ho considerato le quantità addizionali unitarie, rappresenta il valore totale che il consumatore attribuisce alle quattro unità di bene. Questo valore totale si chiama surplus, scriviamo in bianco, se vede meglio, si chiama surplus lordo del consumatore. Cioè, appunto, la parola surplus sta a indicare il benessere che il consumatore trae dall'acquisto delle custate unità di bene a un prezzo acquistato. Perché lordo? È all'ordo di che cosa? È all'ordo della spesa, ovviamente, che il consumatore sostiene per acquistare queste unità, no? Perché il consumatore trae questo benessere a fronte di soldi che spende, e i soldi che spende sono dati dal rettangolo che avevo disegnato in bianco e che ridisegno questo qui. Il rettangolo P-star custato, quindi la spesa che il consumatore ha sostenuto è data da P-star custato. La differenza tra il surplus lordo e la spesa che il consumatore ha sostenuto, l'area questa qui, disegnata in azzurro, rappresenta appunto il benessere del consumatore al netto delle spese che ha sostenuto. Chiameremo quell'area surplus netto del consumatore. O semplicemente surplus del consumatore. Quando sentite parlare anche negli esercizi di surplus del consumatore, si sottintende il surplus netto del consumatore, cioè il benessere che il consumatore trae dall'acquisto di custa unità di bene a un prezzo P-star, ovviamente detratto le spese che il consumatore ha dovuto sostenere per acquistare quella quantità. L'abbiamo in qualche modo introdotto in maniera intuitiva, si può introdurre in maniera più rigorosa, ma insomma ci complicheremo la vita, tutto sommato, abbastanza inutilmente. Se vogliamo passare dal discreto al continuo, il discorso è esattamente lo stesso, solo che le quantità addizionali non sono unitarie, ma sono quantità infinitesime del Q. Motivo per cui, evidentemente, se il consumatore acquista una quantità acquistata a un prezzo acquistato, rimangono tutti i discorsi che abbiamo detto, cioè il surplus lordo è dato dall'area al di sotto della curva di domanda, quest'area qui, la spesa che il consumatore sostiene è data dall'area di questo rettangolo, come prima, quest'area qui, la differenza, l'area in azzurro, è il surplus netto del consumatore o semplicemente surplus. Quindi quest'area, l'area in azzurro, è il surplus del consumatore, sottintendendo surplus netto del consumatore. La sappiamo calcolare, sì, è un'area, quindi è un integrale di una funzione tra 0 e Q-star a cui dobbiamo sottrarre P-star per Q-star. Lo faremo negli esercizi, ma insomma è ovvio che sappiamo calcolare quell'area. Ho
visto che parliamo di surplus, per analogia, vi introduco il surplus del produttore. Non abbiamo ancora fatto la curva di offerta, che chiamo QS, Q supply, lo vedremo tra qualche lezione, rappresenterà la relazione tra prezzo di un bene e quantità che le imprese sono disposte a produrre, quindi ad offrire per quel bene. Quindi la funzione di offerta che introdurremo tra qualche lezione sarà la relazione tra prezzo di un bene e quantità che le imprese sono disposte a produrre, quindi ad offrire per quel determinato prezzo. La studieremo tra qualche lezione e verrà fuori una curva di questo genere, QP, diciamo così. Questa sarà la curva di offerta QS uguale QS di P. A fronte di, qua facciamo direttamente il caso del continuo, lasciamo perdere il passaggio per il discreto, a fronte di un certo prezzo P standard, l'impresa decide di produrre e quindi di offrire una certa quantità Q star. Il prodotto P star per Q star lo chiameremo, sempre da qualche lezione, ricavo dell'impresa. È evidente che rappresenta i soldi che l'impresa incassa a fronte della vendita della quantità Q star al prezzo P star. Graficamente quel ricavo è rappresentato dall'area di questo rettangolo Q star per P star. Bene, sempre da qualche lezione dimostreremo che l'area al di sotto della curva di offerta, cioè quest'area qui, misurerà il costo che l'impresa sostiene per produrre la quantità Q star. Quindi l'area al di sotto della curva di offerta, l'area in rosso, dimostreremo che rappresenta, misura il costo che l'impresa sostiene per produrre la quantità Q star. La differenza, ricavi meno costi, lo chiameremo profitto, ricavi meno costi. Evidente, insomma, è abbastanza intuitivo che cosa rappresenta. Graficamente sarà quest'area qui. L'area in azzurro. Allora, in maniera del tutto analoga a quello che abbiamo fatto prima, il ricavo lo chiameremo surplus lordo del produttore. Surplus lordo del produttore. Surplus lordo del produttore. Cioè l'area del rettangolo rappresenterà il benessere che il produttore trae dalla vendita di Q star, unità di bene, a un prezzo P star. All'ordo di che cosa? All'ordo evidentemente dei costi che sostiene per produrre questa quantità di bene, che sono l'area in rosso. Invece l'area in blu, differenza tra surplus lordo e costi, rappresenta il surplus netto del produttore, o semplicemente surplus del produttore. L'area in azzurro. Riassumendo quindi, anzi più che riassumendo, ancora una volta anticipando quello che diremo da qualche lezione, ma dovrebbe insomma essere anche questo abbastanza intuitivo, da una parte avremo la domanda, questa, QD uguale QD, funzione del prezzo, da una parte avremo l'offerta, Q supply uguale Q supply, in funzione del prezzo. Dall'intersezione tra domanda e offerta, come vedremo anche qui da qualche lezione, verrà fuori la quantità di equilibrio del mercato, Q star, P star. Mettendo insieme queste due figure, le due aree in azzurro, che sono rispettivamente questa, la disegno in verticale, e quest'altra, la disegno in orizzontale, rappresenterà il surplus netto complessivo della situazione di equilibrio. La parte di sopra va a beneficio del consumatore, questa qui è il surplus del consumatore, la parte di sotto invece va a beneficio delle imprese, del produttore. No, vedete come è fatto il disegno, quella è l'area al di sotto della curva di domanda fino alla retta orizzontale P uguale P star, questa invece è l'area al di sopra della curva di offerta sino alla retta P uguale P star. Unendo le due cose, per verificare il benessere complessivo che si ha da una situazione di equilibrio di mercato,
ad una quantità acquistata, un prezzo acquistato, dobbiamo calcolare l'area di quest'area. La dobbiamo calcolare quest'area, scusa. La sappiamo calcolare, ancora una volta sì, è un'integrale differenza di due funzioni, quindi abbastanza semplice da calcolare. Bene, questo è un primo fatto che ci rimaneva in sospeso. Andiamo avanti e introduciamo ora un'altra nozione. Fino adesso abbiamo parlato di domanda di un consumatore. Supponiamo ora, come è normale, che in un mercato non ci sia un solo consumatore, ma in un mercato caratterizzato da due beni, sempre per semplicità, prezzi P1 o P2, ci sia un consumatore 1, un consumatore 2, un consumatore iesimo, un consumatore n. Chiamiamo x con i la funzione di domanda del consumatore iesimo. Per il bene 1 stessa cosa sarà la funzione di domanda per il bene 2, che sarà funzione del prezzo del bene 1, del prezzo del bene 2 e del reddito del consumatore iesimo. Si definisce funzione di domanda di mercato la somma delle funzioni di domanda di tutti i consumatori che acquistano o comunque desiderano di acquistare il bene considerato nel mercato. Quindi la funzione di domanda di mercato non sarà altro che la somma delle funzioni di domanda di tutti i consumatori che desiderano acquistare il bene considerato. E quindi in formule x grande con 1 per il bene 1, stessa cosa per il bene 2. Le funzioni di domanda di mercato si indicano con le lettere maiuscole, così come le funzioni di offerta di mercato, come vedremo, mentre le funzioni di domanda dei singoli consumatori le indicheremo con le lettere minuscole. Quindi x con 1 grande sarà la sommatoria delle x con 1 piccole di i per i che va da 1 a n. Mettiamoci anche le dipendenze funzionali: x con 1 di sarà funzione di P1, P2, reddito del consumatore iesimo, ne deriverà che x grande 1 sarà funzione di P1, P2 e del reddito di tutti i consumatori, M1, M2, M con N. Niente di nuovo, faremo tra brevissimo un esercizio, ma insomma non si tratta che di sommare le funzioni di domanda dei singoli consumatori. Bene, adesso concentriamoci sulla funzione di domanda di mercato. Come prima, dimentichiamoci della dipendenza da P2, M1, M2, N e concentriamoci sulla dipendenza tra quantità di mercato domandata e prezzo di un bene. E indichiamo questa dipendenza con questa simbologia Q grande in funzione del prezzo di un bene. Quindi concentriamoci sulla relazione tra quantità domandata nel mercato di un bene e prezzo del bene considerato. Abbiamo necessità di studiarla bene questa funzione di domanda, questo era l'obiettivo a cui volevamo arrivare, determinare la funzione di domanda di mercato, studiarla per poi studiare l'economia dell'impresa e arrivare alle condizioni di equilibrio del mercato. La prima cosa che ci interessa è capire qual è la sensibilità della domanda rispetto al prezzo, cioè a fronte di una variazione di prezzo, di quanto varia la quantità domandata. Questo è molto importante, no? Perché chi deve osservare l'impresa, la funzione di domanda, deve sapere se aumenta il prezzo di una certa quantità, che succede di un certo ammontare, che succede alla quantità domandata, aumenta, diminuisce, di quanto. Il modo che ci viene più naturale per misurare questa dipendenza è la grandezza delta Q su delta P, o se volete del Q su del P, no? Che è il modo in cui misuriamo la sensibilità della variazione di una grandezza rispetto a un'altra. Ma se utilizzassimo questa misura ce ne faremmo poco, perché questa misura
dipenderebbe dalle unità di misura, scusate il gioco di parole, utilizzate per misurare la quantità. Se abbiamo due beni, che ne so, lo zucchero e le automobili, la quantità di zucchero si misura, che so, in chilogrammi, le automobili in unità. Da una parte avremo che la sensibilità della variazione di quantità rispetto al prezzo è 3 kg per ogni 10 euro di prezzo, ad esempio, dall'altra parte magari sarà 3 automobili per ogni 1000 euro di prezzo. È chiaro che come facciamo a confrontare queste due grandezze? No? Chili su euro, unità su euro. Non riusciamo a capire chi è più sensibile alle variazioni di prezzo. E quindi, per misurare questa caratteristica della funzione di domanda, abbiamo bisogno di una grandezza adimensionale che non dipende dalle unità di misura. Questa grandezza adimensionale si chiama elasticità. Elasticità della domanda rispetto al prezzo. E si indica con la lettera epsilon. Per definizione, concettualmente, l'elasticità della domanda rispetto al prezzo sarà uguale a delta Q percentuale diviso delta P percentuale. Cioè la variazione, il rapporto tra le variazioni percentuali di quantità e di prezzo. Convenzionalmente, nel testo che vi ho consigliato, nella sola definizione di elasticità della domanda rispetto al prezzo, inseriamo anche il segno meno. Perché lo facciamo? Perché vi ricordo che per i beni ordinari, cioè per la grande maggioranza dei beni, la curva di domanda è inclinata negativamente, quindi se aumenta il prezzo diminuisce la domanda e quindi delta Q percentuale e delta P percentuale hanno segni opposti. Se mettiamo il segno meno avremo delle elasticità che per convenzione saranno positive e questo ci fa comodo perché adesso introdurremo una serie di teoremi in virtù dei quali dovremo andare a vedere quando l'elasticità è maggiore o minore di una certa grandezza e sapete che con i numeri negativi, quando abbiamo a che fare con relazioni di maggiore e minore, dobbiamo stare un po' attenti, dobbiamo capire se parliamo di valori assoluti, di valori relativi, insomma è scomodo. Preferiamo mettere il segno meno e così abbiamo a che fare quasi sempre con numeri positivi e ci eliminiamo il problema. Attenzione, potremmo anche non metterlo, ci sono dei testi in cui non è messo il segno meno nella definizione dell'elasticità della domanda rispetto al prezzo, vale tutto quello che diremo, cambierà un po' l'enunciato dei teoremi, d'accordo? E attenzione ancora, introdurremo altri tipi di elasticità, già nella lezione di oggi, solo in questo caso e soltanto in questo caso metteremo il segno meno. In tutti gli altri casi invece si utilizzerà il segno più. Questa è una grandezza dimensionale, sì, variazione percentuale, variazione percentuale. Funge al nostro scopo, vediamo, supponiamo di avere zucchero e automobili. Per entrambi supponiamo di avere un incremento di prezzo del 10%, a fronte di un incremento di prezzo del 10% dello zucchero e degli automobili, questo cosa significa? Il prezzo dello zucchero aumenta del 10%, il prezzo degli automobili aumenta del 10%, supponiamo di avere un delta Q percentuale dello zucchero uguale a meno 10%, un delta Q percentuale degli automobili, invento, uguale a meno il 20%. Calcoliamo le due elasticità con quella formula e verrà fuori che l'elasticità dello zucchero è uguale a meno meno 10 diviso 10, cioè uguale a 1. L'elasticità delle automobili è uguale a meno meno 20 diviso 10 uguale a 2. Ecco, vedete perché utilizziamo questo tipo di grandezza. Leggendo l'elasticità ci accorgiamo subito che la domanda delle automobili, in questo esempio evidentemente, è più sensibile alle variazioni di prezzo rispetto alla domanda di zucchero, no? E non solo, ma riusciamo a misurare con esattezza di quanto è più sensibile. In questo caso è più sensibile del doppio rispetto alle variazioni del prezzo nel confronto tra le due domande, no? Prezzo che varia dello stesso ammontare nei due casi, qui diminuisce del 20%, qui diminuisce del 10%. Quindi con questa grandezza e elasticità possiamo subito confrontare le sensibilità
delle domande rispetto alle variazioni di prezzo, e capiremo tra brevissimo perché questo è importante. Bene, abbiamo dato una definizione concettuale, adesso diamo un po' di indicazioni operative per utilizzare questa definizione. Supponiamo che partiamo dal discreto, disegniamo la curva di domanda, per comodità disegniamo una retta, però ricordiamoci che siamo nel discreto, disegniamo una curva, chiedo scusa, però ricordiamoci che siamo nel discreto e quindi questo è un insieme di punti, uniamolo e disegniamo una curva per sola rappresentazione grafica e vediamo cosa accade tra due punti, il punto P1, Q1 e il punto P2, Q2. Se siamo nel discreto facciamo l'ipotesi che questi due punti, Q1 e Q2, siano due punti consecutivi, cioè qui in mezzo non c'è nulla, d'accordo? Per comodità abbiamo disegnato la curva di domanda unendo i vari punti, però nel discreto tra Q1 e Q2 non c'è nulla. Come utilizzeremo questa definizione? Epsilon sarà uguale a meno delta Q percentuale. Innanzitutto la definizione generale, la formula generale sarà meno delta Q su Q per delta P percentuale, delta P P diviso delta P. Questo significa delta Q percentuale diviso delta P percentuale, no? Delta Q su Q è al denominatore delta P su P. Benissimo, vediamo questo esempio particolare. Supponiamo di scegliere come punto iniziale il punto 1 e come punto finale il punto 2. Applichiamo la formula, meno Q2 meno Q1 ci viene naturale, nel calcolo della variazione percentuale, indicare qui il punto iniziale, Q1, del P1, P2 meno Q1. Adesso calcoliamo l'elasticità applicando la stessa formula, nello stesso intervallo, però semplicemente scegliendo questo come punto iniziale e questo come punto finale, cioè invertiamo il punto iniziale e il punto finale, verrebbe fuori uguale a meno Q1 meno Q2 diviso Q2 P2 P1 meno P2. Ma possiamo moltiplicare per meno 1 questo termine e questo termine, numeratore e numeratore, in modo tale che qui avremo di nuovo Q2 meno Q1 e qui avremo P2 meno P1. Adesso confrontiamo questi due valori dell'elasticità. Sono diversi, perché questo è uguale a questo, questo è uguale a questo, ma non è affatto detto che P1 diviso Q1 sia uguale a P2 diviso Q2, no? P1 diviso Q1 e P2 diviso Q2 saranno uguali solamente in casi molto particolari. Non c'è dubbio. E quindi, utilizzando questa formula per calcolare operativamente l'elasticità, nel caso discreto, avremo un problema di utilizzo operativo di questa misura. Varierebbe la misura della sensibilità nello stesso intervallo, semplicemente scegliendo come punto iniziale uno piuttosto che l'altro. Bene, innanzitutto, questa elasticità si chiama elasticità puntuale. Perché il punto in cui si va a fare il calcolo è appunto un punto unico, elasticità puntuale. E anche per distinguerla dalla soluzione che troviamo per risolvere questo problema di misura diversa andando in una direzione piuttosto che nell'altra. Qual è questa soluzione? Invece di calcolare l'elasticità nel punto iniziale o nel punto finale, scegliamo come punto da inserire nella formula il punto medio, che ha coordinate, scriviamo qua, Q1 più Q2 mezzi e P1 meno P2 mezzi. Scegliendo il punto medio, Q1 più Q2 mezzi e P1 più P2 mezzi, non c'è più questo problema, perché o parto da una direzione o dalla direzione opposta,
Qui abbiamo già detto che non cambia nulla, si moltiplica per meno 1, il punto medio è sempre lo stesso, Q1 più Q2 mezzi più 1 più P2 mezzi. Così facendo ci risolviamo questo problema di ambiguità nella misura, e questa elasticità calcolata lungo un arco si chiama elasticità arcuale, e si indica con quel simbolo epsilon arc. Arcuale. Bene, nel continuo tutto questo non ha senso, perché nel continuo i due punti si prendono infinitamente vicini, e quindi o andiamo da una direzione all'altra, o andiamo, o partiamo da Q1, o partiamo da Q2, non cambia nulla, perché al limite P1 su Q1 sarà uguale a P2 su Q2, perché tenderanno allo stesso punto, e quindi si parla sempre e comunque di elasticità puntuale. E naturalmente per calcolarla utilizzeremo la formula meno del Q su Q per P dp, o se preferite uguale a meno del Q su dp P diviso Q. Elasticità puntuale nel continuo. Ovviamente quella sarà una derivata e non sarà un rapporto incrementale. Quindi, per caso discreto, utilizzeremo sempre l'elasticità arcuale. Questa è la formula. Nel caso continuo, utilizzeremo sempre l'elasticità puntuale. Questa è la formula. Domande? Facciamo subito un primo esempio, la curva di domanda più semplice che ci viene in mente, la curva di domanda lineare. Cioè, supponiamo che la relazione tra quantità e prezzo sia una retta. Curva di domanda lineare. Questo non ci serve più. Allora, sia Q uguale a meno BP. Disegniamola. Q e P, come ho detto più volte, preferiamo mettere la variabile indipendente sull'asse delle ascisse, quindi P uguale A diviso B meno 1 su B. Per Q. Quindi questo punto è A diviso B. Disegniamola. Eccola. Allora, calcoliamo l'elasticità. Epsilon uguale, è scritto qui, non lo riscrivo, meno del Q su dp, P su Q. Quindi uguale meno del Q su dp, del Q su dp è uguale a meno P. Meno P per P diviso Q, cioè diviso A meno dp. Questo è uguale a dp A meno dp. Quando P è uguale a 0, cioè in questo punto qua, l'elasticità è uguale a 0. P è uguale a 0, l'elasticità è uguale a 0. Quando Q è uguale a 0, cioè il denominatore A meno BP, l'elasticità è infinito. D'accordo? Un numero P su 0, cioè infinito. Quindi qua è epsilon uguale infinito. È molto importante, come vedremo tra poco, il punto in cui è epsilon uguale a 1. Calcoliamolo. 1 uguale a BP, A meno BP, da cui viene fuori P uguale a A diviso 2B. Ma A diviso 2B è il punto medio di questo segmento, e disegnando la retta orizzontale, due parallele tagliate da una trasversale, questo è il punto medio di questo segmento. Epsilon uguale a 1. Quindi l'elasticità sulla retta che sembrava la curva di domanda più semplice, e invece assume tutti i valori possibili nel campo positivo. Assume tutti i valori compresi tra 0 e 1 nella metà del segmento inferiore,
e in questo caso è epsilon minore di 1 evidentemente, assume tutti i valori da f compresi da 1 a infinito nella metà superiore del segmento epsilon maggiore di 1. Bene, chiameremo elastica una curva di domanda per cui si ha elasticità maggiore di 1. Chiameremo anelastica una curva di domanda nella quale si ha valore dell'elasticità minore di 1. E nel caso in cui elasticità uguale a 1, diremo che la curva di domanda è a elasticità unitaria. La retta quindi è caratterizzata da avere in metà del suo campo di variazioni una curva di domanda elastica, in un'altra metà una curva di domanda anelastica e in un solo punto, il punto medio del segmento, la caratteristica di avere elasticità unitaria. Vediamo che ce ne facciamo di queste informazioni, perché ci interessa sapere se la curva di domanda è anelastica, elastica o elasticità unitaria. Per capirlo introduciamo e dimostriamo i due teoremi dell'elasticità. Partiamo dal primo teorema dell'elasticità. Mi pare che sul libro sono chiamati in questo modo, in altri libri sì, ma comunque varia poco. Partiamo dal primo teorema dell'elasticità, che il cui enunciato è questo: in un qualsiasi intervallo della funzione di domanda, in un qualsiasi intervallo della funzione di domanda, in un qualsiasi intervallo della funzione di domanda, variazioni di prezzo non avranno alcun effetto. Variazioni di prezzo non avranno alcun effetto sul ricavo dei produttori R uguale P per Q. Variazioni di prezzo non avranno alcun effetto sul ricavo dei produttori R uguale P per Q se e solo se l'elasticità è della curva di domanda è unitaria. Quindi, in un qualsiasi intervallo della funzione o curva di domanda, variazioni di prezzo non avranno alcun effetto sul ricavo P per Q se e solo se l'elasticità della funzione di domanda è unitaria. Cosa significa? Che se siamo in presenza di una curva di domanda che ha elasticità unitaria, le imprese, i produttori possono aumentare o diminuire i prezzi, ma otterranno sempre lo stesso ricavo P per Q. Quindi gli effetti di variazione dei prezzi non avranno alcun effetto su un ricavo, e questo capirete è importante, no? Io aumento i prezzi o diminuisco i prezzi per ottenere un maggiore ricavo, ma se la curva di domanda, che non dipende da me ma dipende dai consumatori, è elastica, questa operazione sarà del tutto ininfluente, cioè io vario i prezzi, il ricavo sarà sempre costante. Dimostriamo questo teorema, è condizione necessaria e sufficiente. Questi teoremi possono essere dimostrati nel discreto o nel continuo, le dimostrazioni sono molto banali, per brevità vi ometto le due dimostrazioni, ma faccio una cosa non proprio elegante dal punto di vista formale, cioè dimostro metà teorema nel discreto e metà teorema nel continuo, in modo tale da farvi vedere come si opera nei due casi. Cominciamo a dimostrare che se l'elasticità è unitaria, allora il ricavo è costante, e lo dimostro nel discreto. Quindi dimostro prima che se l'elasticità è unitaria, il ricavo è costante. Sia epsilon uguale a 1, siamo nel discreto, quindi introduciamo la formula di elasticità arcuale tra due punti, il punto 1 e il punto 2, meno Q2 meno Q1 diviso Q2 più Q1 per P2 più P1 diviso Q2 più Q1. La formula completa ovviamente Q2 P2 meno P1
Nella formula completa ovviamente P2 più P1 mezzi, Q2 più Q1 mezzi, non l'ho detto prima, da questo momento elimineremo il mezzo al denominatore e al numeratore quando utilizzeremo l'elasticità qua. Si semplificano, quindi utilizzeremo già la formula semplificata. Bene, facciamo i prodotti al numeratore e al denominatore e visto che ci troviamo, moltiplichiamo già entrambi i membri per il risultato dei prodotti al denominatore. Viene fuori, se non facciamo errore, Q2 P2 più Q1 P2 meno Q2 P1 meno Q1 P1 uguale, qui dobbiamo cambiare i segni, quindi meno Q2 P2 più Q1 P2 meno Q2 P1 più Q1 P1. Facciamo un po' di semplificazioni. Q1 P2 va via con Q1 P2. Meno Q2 P1 va via con meno Q2 P1. Qui abbiamo Q2 P2 e qui abbiamo meno Q2 P2. Passa dall'altra parte 2 Q2 P2. Uguale. Qui abbiamo meno Q1 P1. Qui abbiamo Q1 P1. Passa dall'altra parte 2 Q1 P1. Via il 2, via il 2. E viene fuori che il ricavo nel punto finale, R nel punto 2, è uguale al ricavo nel punto iniziale, R nel punto 1. E quindi abbiamo dimostrato la prima metà del teorema, cioè se l'elasticità è unitaria, allora il ricavo iniziale è uguale al ricavo finale, il ricavo non cambia. Dimostriamo la seconda metà del teorema, questa volta lo dimostriamo nel continuo. Cioè dobbiamo dimostrare che se il ricavo è costante, l'elasticità è unitaria. Ricavo è uguale P per Q sia uguale a una costante K. Possiamo scrivere che Q è uguale alla costante diviso P. Calcoliamo l'elasticità. Epsilon uguale, ho cancellato, scriviamo da qui una volta per tutto perché ci servirà anche dopo, epsilon uguale meno dq su dp, p su q. Quella è la definizione, quindi uguale a meno dq su dp, dobbiamo fare la derivata, meno k su p al quadrato, per p, diviso q, e q abbiamo detto è k su p. Questo va via con questo va via con questo con questo e questo è uguale a 1. Abbiamo dimostrato che se il ricavo è costante, allora l'elasticità è unitaria. E quindi abbiamo dimostrato il primo teorema dell'elasticità. Ho un corollario interessante. Questa curva, Q uguale K diviso P, o se volete P uguale K diviso Q, che evidentemente che forma ha? Un'iperbole. Questa è una curva di domanda caratterizzata da un valore dell'elasticità unitaria, l'abbiamo appena dimostrato, epsilon uguale a 1. Questa è una curva di domanda a elasticità unitaria, d'accordo? L'iperbole è una curva di domanda a elasticità unitaria, a differenza della retta che invece ha tutti i valori dell'elasticità. Questo ovviamente ricordiamocelo, teniamocelo ben presente. D'accordo? Allora, secondo teorema dell'elasticità. Secondo teorema dell'elasticità invece ci dice questo. In un qualsiasi intervallo della funzione di domanda si otterranno aumenti di ricavo. Quindi in questo modo si otterranno aumenti di ricavo
aumentando il prezzo se e solo se la curva di domanda è elastica, e diminuendo il prezzo se e solo se la curva di domanda è al contrario, chiedo scusa, lo ridico. Allora, in un qualsiasi intervallo della funzione di domanda si otterranno aumenti di ricavo aumentando il prezzo se e solo se la curva di domanda è anelastica, e diminuendo il prezzo se e solo se la curva di domanda è elastica. Quindi, in un qualsiasi intervallo della curva della funzione di domanda si otterranno aumenti di ricavo a fronte, aumentando il prezzo se e solo se la curva di domanda è anelastica, mentre invece si otterranno gli stessi aumenti di ricavo diminuendo il prezzo se e solo se la curva di domanda è elastica. Dimostriamolo e poi commentiamo questo risultato. Dimostriamolo, sono nel continuo, è abbastanza facile la dimostrazione. Cosa dobbiamo vedere? Dobbiamo andare a vedere che succede, relazione tra prezzi, variazione di prezzo e variazione di ricavo. Quindi dobbiamo andare a studiare delta R su delta P, o se volete nel continuo dr su dp. Se dr su dp è maggiore di 0, variazione di prezzo e variazione di ricavo vanno nella stessa direzione, e quindi siamo nel caso 1. Quindi caso 1 si otterrà quando dr su dp è maggiore di 0, viceversa se è minore di 0 saremo nel caso 2, dr su dp. Ovviamente non andiamo a vedere il caso in cui è dr su dp uguale a 0, perché quello non è altro che il primo teorema dell'elasticità, abbiamo appena detto, ci interessano gli altri due casi. Quindi andiamo a studiare questo segno, il segno di dr su dp, d su dp di p per q. Questa è la derivata di un prodotto ed è p per dq su dp più q per dp su dp. Dp su dp si semplifica perché 1, mettiamo in evidenza q, questo è uguale a q 1 più p su q per dq su dp, e questo è uguale a q, guardate la definizione di elasticità che è scritta lì, questo non è altro che meno epsilon, quindi 1 meno epsilon. Bene, quando è che dr su dp è maggiore di 0? Primo caso, a noi interessa solamente dal punto di vista economico il caso in cui la quantità è positiva, quindi sarà maggiore di 0 quando 1 meno epsilon è maggiore di 0, cioè quando epsilon è minore di 1, appunto, epsilon è minore di 1. Quando invece che dr su dp è minore di 0? Quando questo è minore di 0, cioè quando epsilon è maggiore di 1. Quindi abbiamo dimostrato che se e solo se epsilon è minore di 1, siamo nel caso dr su dp maggiore di 0. Primo caso, secondo caso. Abbiamo dimostrato il teorema. Molto importante anche questo, no? Perché è molto importante? Io voglio ottenere aumenti di ricavo. Se sono di fronte a una curva di domanda anelastica, io devo aumentare i prezzi per ottenere aumenti di ricavo. Altrimenti devo diminuire i prezzi per ottenere aumenti di ricavo. Ci sono beni, attenzione, una stessa curva di domanda, qui abbiamo visto un caso, potrebbe essere elastica o anelastica a seconda della quantità da cui parto, d'accordo? Anzi, molte curve di domanda si comportano in questo modo. Esistono beni che hanno la caratteristica di avere curve di domanda anelastica nell'intervallo di quantità realmente consumate dal mercato, sì. C'è un esempio molto importante che si fa sempre in questo caso, un esempio che, di un bene che tutti noi acquistiamo, la benzina, il carburante. Il carburante è un tipico caso di un bene la cui curva di domanda nell'intervallo che viene normalmente acquistato è anelastica, e questi produttori lo sanno. Che significa? Che se aumentano i prezzi avranno dei ricavi aumentati,
È vero che la quantità diminuisce, ma diminuisce in misura meno che proporzionale rispetto all'aumento dei prezzi, e quindi conviene aumentare i prezzi ai produttori di petrolio e di benzina. Attenzione, questo non è detto che vale sempre, man mano che aumenta la quantità consumata, potrebbe verificarsi, man mano che aumenta il prezzo di mercato, potrebbe verificarsi il punto in cui c'è l'inversione tra proprietà di anelasticità e proprietà di elasticità della curva di domanda. Ed è quello che è capitato qualche anno fa, quando il prezzo del carburante era salito a dismisura. Ad un certo momento i produttori sono accorti che si era vicino al punto di inversione della curva di domanda tra intervallo in cui era anelastica e intervallo in cui era elastica, cioè aumentando ancora di più i prezzi la quantità incominciava a diminuire in misura più che proporzionale rispetto all'aumento dei prezzi, e quindi diminuiva il ricavo. Come hanno fatto i produttori a cercare di capire qual era il punto di inversione oltre il quale non conveniva aumentare il prezzo? Se vi ricordate, c'è stato un momento in cui hanno iniziato a fare delle offerte particolari la domenica mattina. La domenica mattina, parliamo di, non mi ricordo, insomma 5-6 anni fa, questo grosso modo del periodo, prezzi molto elevati, ha cominciato a farli l'Agit, poi ha cominciato a fare tutti gli altri produttori. Solo la domenica mattina veniva offerto un prezzo decisamente scontato rispetto al prezzo degli altri giorni, no? Che cosa è successo? Perché facevano, tanto sapevano che prima o poi venivano imitati dagli altri. L'obiettivo qual era? Quello proprio di cercare di ottenere, in misura precisa, qual era il prezzo in cui si invertiva di nuovo la caratteristica di curva di domanda tra inelasticità e elasticità. Io diminuisco i prezzi, lo faccio in un momento ben preciso la domenica mattina, così riesco esattamente a misurare di quanto, a fronte di questa diminuzione dei prezzi, varia la quantità e quindi il ricavo. Dopodiché, se vi ricordate, iniziarono diminuendo i prezzi di un certo ammontare, poi via via questa diminuzione dei prezzi era via via minore. Adesso non mi ricordo quali erano gli intervalli, tipo, che ne so, 10 centesimi al litro, e poi la settimana successiva magari 7 centesimi al litro, 5 centesimi al litro, in modo tale da cercare esattamente di misurare qual era il punto in cui l'elasticità diventava aumentata. Ottenuto questo risultato, poi da quel momento in poi il prezzo del carburante si è mantenuto più o meno costante per un lungo periodo di tempo. Tenete conto che lì poi bisogna anche considerare che buona parte del prezzo del carburante è in tasse, quindi anche se lo vedete variare, diciamo, il prezzo industriale del carburante si è mantenuto più o meno costante per un periodo di tempo, perché si è arrivati vicino al punto di inversione tra curva di domanda elastica e curva di domanda elastica. Oh. Per concludere questo argomento, è rilevante anche andare a misurare il segno della derivata del ricavo rispetto alla quantità, che chiameremo ricavo marginale tra qualche lezione. Quindi usando come variabile decisionale non più il prezzo, ma la quantità. Il che significa D su DQ di P per Q. Derivata del prodotto P DQ su DQ più Q DP su DQ. Il che significa, mettiamo in evidenza questa volta il prezzo, P, questo si semplifica, 1 più Q su P, dP su dQ. Che significa P, 1, guardate la definizione di elasticità, riportata lì in fondo, questo non è altro che l'inverso dell'elasticità col segno cambiato, 1 meno epsilon. Questa relazione, l'elasticità, la relazione tra prezzo e ricavo marginale, prezzo e ricavo marginale, che ci servirà tra qualche lezione, e il secondo teorema dell'elasticità, diciamo, può enunciarsi anche in termini di relazione tra prezzo e ricavo marginale. Si possono ottenere aumenti di ricavo, questa volta variando la quantità e non il prezzo. Il primo caso si avrà, lo scriviamo qua, possiamo avere aumenti di ricavo
diminuendo la quantità, se e solo se l'elasticità è minore di 1, e aumentando la quantità, se e solo se l'elasticità è maggiore di 1. Vediamo perché, questa volta dobbiamo studiare il segno di dr su dq. In questo caso abbiamo diminuzione ed aumenti, cioè dr su dq minore di 0. In questo caso abbiamo dr su dq maggiore di 0. Vediamo se ci troviamo. Quando è che dr su dq è maggiore di 0? Quando la parentesi è maggiore di 0. Cioè quando 1 su epsilon risulta essere minore di 1, cioè quando epsilon è maggiore di 1, esattamente in questo caso. Stessa cosa qui naturalmente col segno opposto. Quindi se scegliamo come variabile decisionale la quantità, per far aumentare il ricavo possiamo aumentare la quantità se l'elasticità è maggiore di 1, curva di domanda elastica, o possiamo invece diminuire la quantità se la curva di domanda è anelastica. Motivo per cui quando parlavamo della benzina, ad esempio, curva di domanda anelastica, i produttori come fanno a mantenere i prezzi elevati? Devono diminuire la quantità, cioè non devono mantenere la quantità crescente. Ecco perché i produttori si mettono d'accordo e formano l'OPEC da decenni, che è il cartello dei paesi produttori di petrolio, con questo obiettivo: non aumentare la quantità, tenere sotto controllo la quantità. D'accordo? Ci sono domande? Poche altre informazioni e poi ci fermiamo per la pausa e dopo facciamo esercizi. Allora, il concetto di elasticità è del tutto generale, cioè data una funzione y uguale a f di x, possiamo sempre definire l'elasticità di y rispetto a x come epsilon uguale delta y percentuale diviso delta x percentuale, cioè uguale a dy su dx, x su y. Questo è esattamente quello che abbiamo fatto, cioè dato una funzione si può sempre definire l'elasticità di quella funzione rispetto alla variabile. Noi ci abbiamo messo il segno meno perché ci serviva. Questo perché ve lo dico? Perché ritornando a quello che abbiamo scritto sopra, vedete nell'angolo in alto a sinistra, ricordiamoci che la funzione di domanda è sì funzione del prezzo di un bene, ma è anche funzione del prezzo degli altri beni e del reddito. Quindi possiamo anche definire, visto che c'è dipendenza da tutte e tre le variabili, elasticità della domanda rispetto al reddito. In questo modo, elasticità rispetto al reddito di un bene, epsilon m, la possiamo definire come, mettiamoci qui m, questa è la domanda di un bene 1, la possiamo definire come delta x con 1, ritornando a quella simbologia, percentuale diviso delta m percentuale, è uguale a d, in questo caso però attenzione ci mettiamo i segni di derivata parziale visto che sono tre variabili, d x1 su dm, m su x1, e questa è l'elasticità rispetto al reddito che ci servirà negli esercizi. Oppure possiamo definire l'elasticità della quantità di un bene rispetto al prezzo dell'altro bene, che si chiama elasticità incrociata, epsilon 1, 2, e si indica con questo simbolo. Elasticità incrociata, il primo pedice è la quantità, il secondo è il prezzo, della quantità del bene 1 rispetto al prezzo del bene 2, come uguale a delta x1 percentuale diviso delta p2 percentuale, o termini continui, dx1 del p2 per p2 x1. Qua si può definire al quale, puntuale, quello che volete, vale tutto. Non ci vuole il segno meno, come vi ho detto vale solo in un caso. Domanda di un bene rispetto al suo prezzo. Questa è l'elasticità incrociata tra il bene 1 e il bene 2. Oh, attenzione, qui questa elasticità incrociata ci serve per una cosa importante. Questo è sempre positivo, questo è sempre positivo. L'elasticità è maggiore di 0, incrociata, quando la derivata è maggiore di 0. Che significa derivata maggiore di 0?
se al prezzo, aumenta il prezzo del bene 2, aumenta il prezzo del bene 2, aumenta anche la quantità domandata del bene 1. Questo che cosa significa? Significa che il consumatore, se aumenta il prezzo del bene 2, sostituisce il bene 2 con il bene 1, per questo aumenta la quantità del bene 1. Beni così fatti li abbiamo chiamati sostituti. Quindi se l'elasticità incrociata è maggiore di 0, i due beni sono sostituti. Attenzione da non confondere con i perfetti sostituti, che è un caso particolare, quando l'elasticità addirittura tende a infinito. D'accordo? Però se l'elasticità è maggiore di 0, i due beni hanno caratteristica di essere per il consumatore sostituti. Viceversa, se è minore di 0, che significa? Aumenta il prezzo del bene 2 e diminuisce la quantità del bene 1. Quindi il consumatore, se aumenta il prezzo del bene 1, consuma meno anche del bene 1. E quindi i due beni sono complementi. Evidentemente il bene 1 e il bene 2 vengono consumati insieme, complementi. D'accordo? Se sono uguali a 0 l'elasticità incrociata, varia il prezzo del bene 2, non succede nulla alla quantità del bene 1. Chiameremo i beni, in questo caso, indipendenti, quando non sono né sostituti, indipendenti, né complementi. D'accordo? Quindi guardando il segno dell'elasticità incrociata, possiamo dire se i beni sono sostituti, complementi o indipendenti. D'accordo? Domande? E l'ultima nozione che vi devo dare è questa, appunto, faremo esercizi, la nozione di pareto efficienza. Quindi la mettiamo da parte. Abbiamo visto prima l'equilibrio QS uguale QS di D, QD uguale QD di D, star. Il punto di equilibrio di mercato si ricava proprio come intersezione tra domanda e offerta. Sarà importante, quando studieremo l'equilibrio del mercato, studiare se questo equilibrio è stabile oppure no, cioè se tende a permanere o a modificarsi. In economia, per capire se l'equilibrio è stabile oppure no, dobbiamo introdurre la nozione di pareto efficienza, dal nome di chi si è interessato di Freddo Pareto di queste cose. Pareto efficienza. Quando un equilibrio si dice pareto efficiente? Un equilibrio si dice pareto efficiente quando non è possibile spostarsi dall'equilibrio. Quando non è possibile spostarsi dall'equilibrio, quando non è possibile spostarsi dall'equilibrio, avvantaggiando un soggetto coinvolto e lasciando inalterata la posizione di tutti gli altri soggetti. Quando non è possibile spostarsi dalla posizione dall'equilibrio, avvantaggiando un soggetto coinvolto e lasciando inalterata la posizione di tutti gli altri soggetti, ovvero quando l'unico modo di spostarsi dall'equilibrio, ovvero quando l'unico modo di spostarsi dall'equilibrio avvantaggiando un soggetto coinvolto è quello di danneggiarne almeno un altro, ovvero quando l'unico modo di spostarsi dall'equilibrio avvantaggiando un soggetto coinvolto è quello di danneggiarne almeno un altro. O cosa significa questo scioglilingua? Che un equilibrio è pareto efficiente quando io mi posso si spostare dall'equilibrio, ma in un solo modo: avvantaggio uno e contemporaneamente svantaggio un altro soggetto. Non posso spostarmi dall'equilibrio invece avvantaggiando un soggetto e lasciando tutti gli altri in posizione di indifferenza. Questo significa di conseguenza che un equilibrio, se pareto efficiente, è anche stabile. Perché è stabile? Perché se l'unico modo di spostarsi dall'equilibrio è quello di avvantaggiare un soggetto e svantaggiarne un altro,
Da una parte ci sarà il soggetto avvantaggiato che si vuole muovere, dall'altra parte c'è il soggetto svantaggiato che fa resistenza al movimento. E quindi l'equilibrio si mantiene stabile. Se invece fosse possibile spostarsi dall'equilibrio, quindi non pareggio efficiente, avvantaggiando un soggetto e lasciando inalterata la posizione degli altri, il soggetto che si avvantaggia si vorrebbe spostare dall'equilibrio e non ci sarebbe nessuno a fare resistenza. E quindi l'equilibrio non sarebbe stabile. Quindi un equilibrio pareggio efficiente è anche stabile. D'accordo? Va bene. Ci possiamo fermare e dopo...